Questa settimana a Focus Europa. Il 2019 dell'Unione Europea, il futuro è adesso. Un piano da 20 miliardi di euro per l'intelligenza artificiale. Matera, capitale europea della cultura. Il 2019 è anno del cambiamento per l'Europa. Dal 23 al 26 maggio in tutti gli Stati membri si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo e poco dopo verrà scelto il nuovo presidente della Commissione, che dovrà decidere la sua squadra di commissari. In scadenza anche la presidenza del Consiglio europeo e Banca Centrale Europea, il tutto preceduto da una data, quella del 29 marzo, giorno in cui la Gran Bretagna dovrà mettere fine alla sua appartenenza all'Unione europea. La chiusura, insomma, del processo della Brexit, ad oggi però quanto mai incerto. Quindi un rinnovo di leadership e un rinnovo anche di forze politiche molto importante. È anche l'anno appunto di Blade Runner, che quelli della mia generazione ricordano bene, quindi l'auspicio è che non arrivino i replicanti in questa fase storica così delicata, ma ne vedremo, diciamo, di cambiamenti importanti. I ragazzi devono capire che questo è il momento decisivo, il momento in cui entrare in gioco, e hanno quest'anno per la prima volta l'opportunità di esprimersi tramite il voto principalmente, ma anche tramite una mobilitazione, direi, su quello che è il modo di fare politica in Europa che vogliono che sia la modalità del futuro, proprio a partire dalle limitazioni, anche dai difetti che vediamo in questi giorni su alcuni grossi dossier, primo fra tutti la migrazione. Sono tanti i nomi che in questi mesi si rincorrono come possibili successori di Jean-Claude Juncker alla guida della prossima Commissione europea. Da quelli che potrebbero uscire dalle candidature dei partiti che otterranno più voti alle elezioni di maggio, cioè Manfred Weber dei Popolari e Frans Timmermans dei Socialisti. Possibili nomi anche del francese Michel Barnier, attuale capo del negoziato tra Europa e Gran Bretagna per la Brexit, e la danese Margrethe Vestager, attuale commissaria alla concorrenza. Poi le suggestioni, come quella di Angela Merkel. La cancelliera a novembre 2019 non rinnoverà il suo mandato alla guida della CDU e qualcuno già la vede alla presidenza della Commissione o del Consiglio europeo. Lei sarebbe in grado di rassicurare la Germania su, ad esempio, impostazioni di politiche economiche europee più comprensive delle ragioni anche dei paesi che chiedono di accelerare sul tema dello sviluppo, sapendo che un'Angela Merkel potrebbe dare le migliori garanzie alla Germania. Nel medesimo modo potrebbe dare garanzie ai paesi dell'est, dalla Polonia all'Ungheria. Angela Merkel, ricordiamo, è cresciuta nella Germania dell'est, è figlia di un pastore luterano, per cui ha tutte le sensibilità per comprendere meglio le paure, le preoccupazioni di questi paesi. Sarebbe un punto d'incontro anche per la Francia, che ha sempre bisogno della sponda tedesca, per, soprattutto in questo momento, per con un Macron un po' indebolito, per perseguire i propri sogni, i progetti di uno sviluppo forte dell'Europa. Però il binomio Francia-Germania suscita poi sempre qualche preoccupazione. Robotica e intelligenza artificiale rappresentano il futuro del nostro sviluppo socio-economico. In alcuni casi, come in Asia o Nord America, queste tecnologie sono già consolidate realtà. L'Europa ha le potenzialità per entrare a pieno in questo mercato, ma serve un impulso importante all'insegna di queste nuove conquiste. Per questo la Commissione ha lanciato un piano che mira a raggiungere i 20 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati entro la fine del 2020. Le stime di Bruxelles sull'impatto economico dei robot e dei veicoli autonomi raggiungono tra i 6 e i 12 trilioni di euro l'anno. Anche per questo, nel prossimo bilancio europeo sono già pronti 7 miliardi di euro da destinare alle intelligenze artificiali. E ci sono tanti esempi di tutto quello che può fare l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità della nostra vita. Però l'Europa ha delle sfide, l'Europa deve diventare più importante sulla mappa geopolitica dell'intelligenza artificiale
ed è proprio di questo che ci stiamo occupando. Il gap c'è per quanto riguarda gli investimenti, si investe molto di più in Cina, 3 volte tanto quanto si investe in Europa, oppure negli Stati Uniti, 4 volte tanto quanto si investe in Europa. Quindi dobbiamo investire di più e dobbiamo farlo insieme in Europa, perché ovviamente dobbiamo evitare di fare le stesse cose. L'essenza stessa degli investimenti europei sono quelli che cercano di sfruttare le sinergie tra le azioni che hanno luogo in paesi diversi in Europa. Però bisogna anche tenere presente, al contrario di quello che pensano molti, che l'Europa non incomincia da zero nell'intelligenza artificiale, perché l'Europa ospita una comunità di ricerca che è all'avanguardia nel mondo, ha imprenditori innovativi, ha tante start-up e soprattutto ha un settore industriale molto forte. Stavolta Voto, una campagna che rende tutti i suoi protagonisti attivi. Molto più che un semplice slogan in vista delle elezioni del 23-26 maggio del 2019. L'iniziativa infatti trasforma gli elettori in veri e propri attivisti. La dinamica è semplice, ci si iscrive sul sito e così facendo ci si impegna in primis a votare, ma anche a coinvolgere parenti, amici, conoscenti tramite i propri contatti sui social, ma anche le associazioni o altri network per un effetto moltiplicatore della stessa campagna. Le persone coinvolte diventano a loro volta attiviste per l'Europa, promotori di iniziative e organizzatori di eventi, creando un effetto di espansione che ha l'obiettivo di portare più cittadini possibile al voto. L'Europa è casa, secondo me, io l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Siamo nati in Europa e siamo cittadini europei, questo è assodato. Ormai possono dirci tutto, ma in realtà le cose non cambiano sostanzialmente. Però, come ho detto già altre volte, come in ogni casa, ogni tanto le fondamenta scricchiolano, quindi sta a noi giovani, a noi più adulti, porre le basi insomma per un'Europa migliore. Questo è possibile alle elezioni che si terranno a maggio, poi nessuno di noi ha la bacchetta magica, però insomma già provarci secondo me è un buon punto di partenza. Soprattutto poi studiando anche all'università l'Unione Europea, la storia soprattutto che ha coinvolto il continente europeo, mi sono appassionata sempre di più a questa gigante istituzionale un po' ibrido e penso che possa dare molto, soprattutto nel periodo attuale in cui il nostro paese si sta trovando. Dobbiamo partire da quello che adesso non funziona e provare a migliorare passo dopo passo le cose. Non sarà una cosa immediata, però piano piano ce la faremo. Andiamo a votare, l'Unione Europea mette a disposizione sui propri siti istituzionali tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, quindi votiamo. Matera, capitale europea della cultura. Dal 19 gennaio 2019, giorno della cerimonia di apertura, al 20 dicembre, giornata conclusiva, la cittadina della Basilicata ospiterà eventi di ogni sorta per accontentare tutti i tipi di pubblico. Un'occasione unica per far conoscere la storia e le tradizioni di un piccolo grande gioiello del nostro paese. Una kermesse lunga 48 settimane, durante le quali Matera sarà al centro del mondo con il suo motto Open Future. Che il futuro dunque abbia inizio. Assolutamente, l'Europa si basa sulla cultura, come intuì Melina Mercuri istituendo proprio il premio di capitale europea della cultura, e senza cultura non c'è una buona società, quindi la cultura vuol dire soprattutto dialogo, capacità di ascolto, di scambio, di interazione, e invece che di guerra, e la cultura è anche la base per una pace duratura dei popoli, che poi è la condizione principale per lo sviluppo. A step in the right direction, a very important